outfit del giorno. Questa semplice felpa grigia con i leggings con il bordo di pelle. Buongiorno ragazze, benvenute o bentornate qui sul mio canale. Oggi un nuovo video vlog dove vi do il buongiorno molto più tardi rispetto a quando ho iniziato a registrare, dove vi ho fatto vedere la colazione, ma semplicemente questa mattina ho deciso di prendere la mattinata con calma e di pensare un po' a me stessa. Difatti ho fatto un bel impacco pre-shampoo e i capelli mi piacciono tantissimo come sono venuti. Poi ho anche pensato di fare la piastra e quindi ci ho messo un po', di più del solito. E quindi adesso sono più o meno le 11:30, calcolate che sono sveglia dalle 7, quindi immaginate un attimino quanto tempo ci ho messo a fare queste cosine. E in realtà non ho fatto solo questo perché mi sono occupata anche di rispondere a alcune mail importanti e soprattutto ho anche fatto un giro di telefonate per quanto riguarda le mie colleghe dell'università per darci, diciamo, delle info riguardo le ultime lezioni che sono molto particolari, quelle di questo semestre. E vabbè, poi vi parlerò di questo se vi può interessare in un video diverso. Comunque, dopo aver fatto questo, adesso vado a occuparmi un attimino della casa perché diciamo che c'è un po' di caos in più rispetto al solito, soprattutto in camera, perché qui nella cucina soggiorno è tutto a posto, ma in camera c'è un caos abissale, anche perché ho deciso sempre questa mattina di smontarmi le unghie che avevo fatto 2 settimane fa e di rifarle un po' più lunghe, però ragazze non sono soddisfatta per niente, anche perché sto utilizzando dei nuovi prodotti che mi lasciano, non so se da qui lo riuscite a notare, tutta questa striscia bianca attorno alle unghie non mi piacciono per niente, poi lasciate perdere che io mi faccio male sempre con la lima, quindi non lo so, non sono per niente soddisfatta, ci ho perso un sacco di tempo, ma non mi vengono più come mi piacciono a me. E sarà perché ho cambiato i prodotti, come vi dicevo. Solitamente utilizzavo tutto il kit di Mesauda, che trovavo tranquillamente su Amazon, però da un po' di tempo a questa parte ho iniziato a provare altri prodottini che non mi soddisfano per nulla, dei prodotti di Laila, se non sbaglio, che in realtà inizialmente utilizzavo soltanto i colori, quindi diciamo il gel colorati, no, il gel semipermanente, scusatemi, colorati, e che mi ci trovavo bene solo con quelli, ma da quando utilizzo sia la base sia il top coat per sempre della Laila non mi ci sto trovando per niente bene, quindi non lo so. Vabbè, a parte questo, ecco, questo è un altro problema, non sono soddisfatta per nulla delle unghie. Infatti sto meditando di smontarle e boh, le lascio così, non lo so. Vedrò durante il corso della giornata, quindi tutte queste cose mi hanno portato a essere in ritardo sulla tabella di marcia, anche se nell'effettivo ho più cose da fare durante il pomeriggio perché ho una lezione da seguire e un incontro con un professore. Quindi queste sono le cose un po' più, diciamo, succose della giornata, ma per il resto è tutto tranquillo. Inoltre aspetto anche dei pacchetti da Amazon, un acquisto che ho fatto io e diciamo, un prodotto che mi ha mandato un'azienda. Quindi, nel caso se arriveranno durante il corso di questo vlog, ve li farò vedere. Quindi vedremo come si svolgerà il corso della Allora giornata. ragazzi, prima non vi ho fatto vedere poi l'outfit indossato. Comunque, come vi dicevo, ho messo una semplice felpa, gentilmente rubata dal mio fidanzato, e poi questi leggings che hanno tutta questa striscia di pelle. E questi qui sono di Piazza Italia, invece il maglioncino, e il maglioncino, scusatemi, invece la felpa è di Primark. E almeno è comodo per stare in casa. Allora ragazze, rieccomi, sono più o meno le 3 meno 20 e io ho finito adesso di fare il tutto, abbiamo finito di pranzare e il tempo di fare i piatti, pulire un attimino la cucina, ho lavato il bagno e ho pulito i pavimenti, ho passato l'aspirapolvere e poi mi sono messa con lo straccio a rinfrescare un attimino i pavimenti. Adesso ho praticamente 10 minuti di pausa, sto guardando l'orologio e poi mi inizia la famosa lezione che vi dicevo questa mattina, quindi seguirò quella fino alle 6 e poi ci aggiorniamo, penso
dopo le 6, sì, perché poi ho anche l'incontro con il professore, quindi questo sarà l'itinerario per adesso. E nel caso, se mi rendo conto che il vlog è venuto corto, ve lo continuo anche nella giornata di domani. Adesso vediamo un Allora attimino. ragazze, inquadratura di fortuna, praticamente ho 10 minuti di pausa e mi sono arrivati i pacchettini che vi dicevo, però penso che entrambi i pacchi che mi sono arrivati non fanno parte della collaborazione, però adesso andiamo subito ad aprirli perché mi è arrivato un pacchetto da Amazon, non lo giro solo perché c'è l'indirizzo, che era quello che aspettavo, è praticamente questo qui, una cover per il mio nuovo telefono, che è l'A52S della Samsung. E ho preso in realtà una semplice cover trasparente, che in realtà quella che avevo non mi piaceva più di tanto. E la cover è così, assieme alla cover troviamo, se riesco a toglierli magari. Ok, allora questa è la cover, ve la faccio vedere così. Poi ovviamente l'andrò a mettere. E poi assieme alla cover mi sono arrivati ben tre vetrini. Penso siano tutti integri. E questo qui pure dopo lo vado ad applicare. E questo set l'ho pagato 8,50 euro. E secondo me, ragazzi, il prezzo è ottimo perché in giro ho trovato dei prezzi molto molto più alti e il prodotto non mi sembrava, ecco, così buono. La cover si presenta così, come potete ben vedere, ha diciamo, i bordi abbastanza più duri, quindi sono rinforzati e questo ovviamente tende ad attutire i colpi eventuali che posso prendere al telefono. Quindi mi piace, adesso andrò a vedere ovviamente se con il tempo andrà a ingiallire o meno, perché solitamente è una cosa che succede con le cover trasparenti. E invece il secondo pacchettino, ve lo faccio vedere sempre girato, credo sia un ordine che ho fatto su Shein perché mi è stato consegnato da Poste Italiane, quindi vi dico che sia qualcosa di Shein e infatti avevo ragione. Allora, su Shein ho preso due cosine proprio che mi servivano e ho preso innanzitutto questo tappetino per il mouse marmorizzato, carino, sembra anche abbastanza buono, molto molto bello, mi è piaciuto tantissimo e l'ho pagato pochissimo, però vi metto i prezzi qui, anche perché avevo degli sconti, quindi l'ho pagato di meno. E poi ho preso in realtà, diciamo, era un qualcosa che volevo provare. Questa qui praticamente è una sorta di ring light molto molto piccola perché è da 16 centimetri e all'interno della confezione ha questo mini cavalletto e poi ovviamente all'interno la mini ring light. Vedete, è molto molto piccola. Adesso la proviamo e vediamo soprattutto Allora com'è. ragazze, questa è la mini ring light, ha questo telecomandino che come vedete si illumina e premendo qui questa è la luce e ovviamente posso cambiare anche la colorazione, mi piace tantissimo, è veramente molto forte. Adesso provo anche a farvi una sorta di registrazione, anche la luce calda e poi c'è la luce fredda. Ecco qua, e posso ovviamente diminuire l'intensità o aumentare Ragazzi, l'intensità. non so come mi vedete, comunque questa è una prima prova e mi sembra abbastanza forte come luce, quindi abbastanza buona, soprattutto per il prezzo che ha, perché all'incirca veniva 5 euro, ma l'ho pagata intorno all'euro, quindi ci può stare, mi piace. Allora ragazze, sono le 6:10, ho fatto la lezione che dovevo fare, adesso sono qui in camera che sto aspettando di fare la videochiamata con il professore e nel contempo, siccome la lezione mi era finita un po' prima e io senza fare niente non ci so stare, mi sono messa a fare tipo i craffen, non so se avete presente, non so come li chiamate. E quindi adesso ho impastato. In tutto questo, secondo voi che cosa è successo? Mi sono praticamente rotta
sia l'unghia che avevo ricostruito questa mattina e soprattutto mi sono proprio fatta male la mia unghia. Adesso cerco un attimino di farvi vedere così. Ho messo il cerotto perché è inguardabile la situazione, però cioè io sono proprio sfigata con le unghie, difatti ho deciso che dopo di queste non le faccio più, ma anche perché se le devo fare corte, a me onestamente corte non mi piacciono, ma con le unghie lunghe, ragazzi, non riesco a fare niente, non mi riesco nemmeno a muovere perché mi faccio male, quindi nada, sono da bocciare. Comunque, ragazzi, io in tutto questo ho iniziato anche un attimino a editare nei momenti di pausa e mi sono resa conto che il video è venuto comunque più di 10 minuti. Io non vi voglio mai annoiare, lo sapete. Quindi concludo qui questo vlog e siccome ci tenevo a mostrarvi anche il prodotto che mi invierà questa azienda, però purtroppo ci sono stati dei ritardi, quindi mi arriverà domani. Calcolate che ho concluso, diciamo, la collaborazione con il brand ieri sera tardi e calcolate che è un prodotto che viene dagli Stati Uniti, quindi è più che normale, ecco, che ci siano stati dei, diciamo, possiamo chiamarli dei ritardi, ma in realtà non sono dei veri e propri ritardi. Quindi faccio sì che faccio uscire il video dove vi mostro il prodotto e nel caso lo proviamo anche insieme, almeno vi riesco a dire una prima impressione. E ve lo carico prima di questo, e così che già sapete insomma il tutto e non, diciamo, mi evito anche di aver fatto forse qualche spoiler durante il video, quindi faccio sì che questo lo pubblico dopo, così che è tutto a posto e vi posso dire quindi tranquillamente che prodotto è in poche parole una maschera per i capelli rigenerante della GK se non erro e in realtà sono super entusiasta di questa collaborazione perché credo sia un prodotto ottimo che forse mi risolverà alcuni problemi dei miei capelli, soprattutto la secchezza dovuta alle varie decolorazioni e tinte che ho fatto negli anni. E ho visto diverse recensioni molto positive e quindi ho deciso di provare questo prodotto e lo proverò poi assieme a voi, come vi dicevo. Quindi, ragazzi, detto questo, io vi saluto, spero che questo vlog vi abbia tenuto compagnia. Se così fosse, spolliciate, iscrivetevi al canale, vi mando un grosso bacio e vi rimando al prossimo video. Ciao!